Banca CRS che dimostra di essere sempre più vicina al territorio, in che modo avete agito in questo 2016? Il 2016 è stato un esercizio particolarmente positivo per noi, non solo dal punto di vista del risultato reddituale conseguito, perché abbiamo incrementato significativamente l'utile d'esercizio raggiungendo i 3,2 milioni di euro, ma abbiamo continuato a sostenere il territorio e lo abbiamo fatto focalizzando la nostra azione su quelle che noi riteniamo siano i clienti che per vocazione sono il nostro riferimento, quindi le famiglie, i privati, le piccole e le micro imprese. È un percorso che noi abbiamo seguito da anni e che abbiamo mantenuto. Basti pensare che i crediti lordi verso la clientela di Banca CRS nel periodo 2009-2016 si sono incrementati del 19% e lo abbiamo fatto mantenendo elevata l'attenzione alla qualità del credito. Ancora oggi possiamo vantare una qualità del credito tra le migliori in Italia e un rapporto sofferenze nette su impieghi che è poco oltre la metà di quello medio di sistema. Il bilancio è positivo, c'è stato un significativo incremento, diciamo, su tutti i valori più significativi. I soci si sono espressi in modo positivo, sia soci di maggioranza della fondazione, alla quale abbiamo riversato circa più di 800.000 euro per le proprie erogazioni, sia soci di minoranza, che ha visto nel consolidamento dei dati positivi espressi dal bilancio un elemento estremamente positivo. E quali sono a questo punto i prossimi obiettivi di Banca CRS? Ma noi nel nostro consiglio, che terminerà a marzo del 2018, ci eravamo posti l'obiettivo sostanzialmente di mantenere i conti in ordine della banca e, laddove possibile, crescere. Il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto in questi 2 anni e riteniamo anche di poterlo fare nel prossimo anno 2018. Come sta la provincia di Cuneo? Allora, la provincia di Cuneo ha affrontato il periodo della crisi con le armi e le caratteristiche che la contraddistinguono, cioè una provincia fondamentalmente sana nelle radici. Questo le ha consentito di mantenere comunque un livello di produzione di PIL, ma anche di occupazione, buono. Non ci sono mai stati delle situazioni, quegli estremi che abbiamo visto in altre parti del territorio italiano. Onestamente in questo momento noi non vediamo ancora una ripresa così significativa, vediamo ancora delle grosse incertezze dal punto di vista imprenditoriale nell'affrontare gli investimenti. L'incertezza è ancora grande, oggi come oggi un imprenditore, al di là del tasso che puoi praticare, ha ancora dei forti dubbi nell'affrontare un investimento importante in un'ottica di 3, 5, per non dire 10 anni.